Eccoci qua, siamo col mister Marco Galletti, anche lui neoacquisto di questa società, di nuovo percorso della RES Roma, che ora si chiama RES Roma Ottava. C'è stata anche una scelta di colore, cioè per la bellezza del mister, ci dicono dalla regia. Cerco di assomigliare al direttore sportivo, Ah, è ecco, affascinante. No, abbiamo iniziato oggi, che è stato il nostro primo giorno. Sono contento perché ho visto le ragazze che hanno lavorato quest'estate il programma che gli è stato dato, quindi sono contento perché è stato il nostro primo giorno. Iniziamo a conoscerci e certo. vediamo, insomma, sì, ci aspetta una stagione importante come già abbiamo detto, e sappiamo quello che dobbiamo fare per fare bene, quindi la cosa importante è focalizzare questo. Certo, mister, quindi era stato preparato una programmazione personalizzata per le ragazze, sia di preparazione fisica che di dieta, no? Prima di arrivare a questo appuntamento di oggi, no? Sì, abbiamo curato tutto quello staff che ringrazio ovviamente, che è sempre disponibile. Abbiamo mandato ragazze il programma, chi personalizzato per Le recuperare trovate pronte infortuni. le Per prendere ragazze? una buona condizione, Sì. trovare una buona condizione, che questo aiuta sempre a partire. E certo, le E rispetto a motivazioni. loro ho fatto pure io qualcosa, perché sennò sembrava proprio il Eh tipo beh. doveroso. Certo. E poi le motivazioni, assistendo io stesso a questo allenamento, devo dire che le ragazze ce l'hanno messa tutta, le motivazioni sono importanti, quindi dopo il discorso del presidente e di tutto lo staff, si è visto che c'è una grande voglia quest'anno, no? Ma io penso che il presidente Francesco Sortino abbia espresso veramente quello che è poi il concetto della RES Roma Ottava. E se uno ha sentito bene le sue parole, è uno che trascina e che comunque coinvolge e ti coinvolge, quindi questa è una cosa veramente importante, secondo me, e poi l'ho visto anche io come te riscontrato nelle ragazze. Certo. E subito dopo, ecco, ci saranno delle ripetute, magari doppie sedute questa settimana, per arrivare a sabato che c'è la prima amichevole con la Lazio, no? Con la Lazio Primavera. Sì, giochiamo sabato questa prima partita con la Lazio Primavera, vediamo un attimo di arrivarci sempre bene in condizione. Stiamo lavorando, oggi è il primo giorno, arriveremo con Certo. 5 allenamenti, faremo qualche doppia sicuramente e poi vediamo. Servirà per rodare comunque la forma Sì, fisica e qualche le amiche servono per allenare, per testare, per provare. Poi Certo. noi dobbiamo arrivare all'appuntamento Con la Coppa di Italia. Coppa Italia, che è il nostro appuntamento ufficiale vero. Che comunque siamo in buona condizione sia fisica che psicologica. Coppa Italia che ricordiamo sarà il 12, il primo appuntamento 12, 19 e 26 saranno i tre appuntamenti che riguarderanno la RES contro la Ternana e contro il Perugia. Come li vedi questo impegno della Coppa Italia? Comunque sono due squadre importanti, no? Il Perugia Beh, e sì, allora, Perugia è retrocessa lo scorso anno dalla Serie B, la Ternana. Certo. e la Ternana ha fatto l'altro anno una partenza lenta, poi comunque ha fatto un ottimo girone di ritorno e quest'anno comunque ha fatto degli investimenti importanti. È un bel girone a tre. Andiamo a fare la nostra figura, ovviamente Certo. ci teniamo alla Coppa Italia, perché Certo. comunque è una cosa che già ci tiene, ma ci tengo tantissimo anch'io ovviamente, quindi cerchiamo di arrivare a quell'impegno ufficiale nelle migliori condizioni fisiche, ovviamente calcolando che avremo quasi 3 settimane di allenamento. Sì, poi ci sarà più o meno un mese prima dell'inizio del campionato, quindi la Esatto. squadra sarà pronta per affrontare il primo impegno di campionato Dovremmo arrivare alla prima il di 10, campionato no? sì, 10 ottobre, Sì. che siamo lucide, pronte. Perfetto. Allora, un'ultima domanda sui neoacquisti. Secondo te la società ha lavorato benissimo, no? Ci sono stati degli innesti importanti, no? Che hanno arricchito questa rosa. Sì, beh, era una rosa che già, ripeto, conoscevo di nomi, era una rosa importante. La società ha lavorato in maniera certosina, quindi è andata a prendere quello che serviva per fare un salto ulteriore in avanti. Ragazze giovani, brave, molto brave, perché Certo. Claudia Colombi è una di queste, ma posso citare Di Berardino, Di Guglielmo, le stesse Maurilli o Manca, che sono tornate sempre ad essere Roma, quindi come acquisti ci siamo. Stiamo lavorando, io ho piena fiducia della società su questo. Perfetto, mister, noi ti facciamo grandissimo in bocca al lupo per la stagione, questo è il battesimo e ti facciamo tanti auguri e che questa stagione sia il riscatto che tanto ci vuole per questa grande società, no? Io vi ringrazio, viva il lupo e per forza. Grazie, mister, Grazie, grazie, grazie. arrivederci.